Converrà acquistare un box dell'History Pack 1? Il valore che proverrà dal pool dei singoli elementi giustificherà il costo dell'articolo? E in un assortimento così grande di carte, non si rischierà di ottenere nulla facendo il classico buco nell'acqua? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel video di domenica scorsa abbiamo parlato delle migliori 5 carte dell'History Pack 1 secondo Zack del sito TCG Player, dove venivano illustrate alcune pietre miliari del gioco neozelandese che tuttora fanno gola a molti. Essendo oramai dei pezzi storici di Flesh and Blood, disponibili in mercato a cifre discretamente alte, soprattutto per chi vuole iniziare a calcare le sabbie delle arene di Wraith, la LSS ha deciso di ristampare ogni singolo elemento, introducendolo nel set che prende il nome per l'appunto di History Pack 1. Ma le domande sono state molte al riguardo. La prima ha posto l'attenzione sull'assenza di foil all'interno di questa espansione, facendo storcere il naso a diversi combattenti veterani che non hanno visto un buon rapporto qualità-prezzo. Altri invece si sono lamentati sul numero esagerato di carte presenti nel set, più di 400, e così via, fino a saturare ogni critica che gli appassionati del gioco hanno saputo, assieme alla casa madre e dove è stato possibile, dare risposta. Quindi, a che scopo questo video, Arconte? Dove vuoi andare a parare? Semplicemente creerò un metro di paragone così da rispondere marginalmente, dato che un singolo box non può di certo creare una statistica certa, al dilemma che attanaglia diversi combattenti, veterani e non. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano. Inoltre, vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora, come scopriremo assieme se conviene acquistare l'History Pack 1 di Flesh and Blood? E il contenuto di questo box supererà i valori dell'articolo stesso? Non ci resta altro da fare che scoprirlo a lato pratico. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si prenderanno in esame due prezzi diversi, quello in preordine e quello esposto al pubblico, così da avere un quadro più generale e dettagliato sul risultato finale.
In effetti, da come avete potuto vedere, non è andata poi così male. Ho trovato anche Enlightened Strike, che rientra tra le 5 carte da trovare nel set secondo Zach del sito TCG Player. Ora non resta nient'altro da fare che recuperare le restanti 4 e non sarà di certo una passeggiata. Ma parliamo di cifre. Con un valore complessivo di 191,36 euro, in questo specifico caso avendolo preso in prevendita, l'History Pack 1 ha generato la bellezza di 96,36 euro. Ciò vuol dire che rivendendo a prezzo pieno ogni singolo elemento di valore avrei potuto acquistare, previ accordi precedentemente presi con il commerciante, due ulteriori box con prezzo fissato a 95 euro. Mentre se avessi deciso di acquistare questo prodotto con costo esposto al pubblico, il valore generato sarebbe stato di 51,37 euro, che non è 96,36, ma rappresenta comunque un margine che non è sicuramente da buttar via. Quindi, conviene acquistare un box dell'History Pack 1? La risposta, almeno nel mio caso, è sì, certo che è convenuto, ma ripeto ancora una volta, non è possibile creare una statistica certa con un solo articolo, bisognerebbe aprirne almeno una decina, una ventina, per comprendere appieno il vero potenziale di questo prodotto. E voi comprerete questo articolo andando alla ricerca di tesori perduti che grazie a questo set sono tornati alla luce? O aspetterete la corrispettiva versione in italiano in vendita dal 1 luglio? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video!